forse bisognerebbe aprire la porta. Aspetti, io a questo punto divento paranoico dalla granata del piano di sopra. Non so se è minata pure questa riporta, nel caso in cui qualcuno potesse essere sopravvissuto sopra, quindi io lo ricontrollo. Lo ricontrollo. Allora, vediamo. Avendo noi solamente più 13. Bello, molto bello. Comunque, non sembrano esserci trappole. E allora, possiamo aprire la porta, è sicuro. Sicuro? Sicuro come l'ultima volta poco prima di salire in questo ascensore? Lì non avevo controllato perché ero troppo preso dalla foca. Ah beh, se lo dici tu, generale, prego, apri questa porta. Vabbè, apriamo la porta. Sta attento ai piedi. Ti faccio passare. Oh. Blam. C'è l'acqua? Io sguaino le mie pistole. Che cazzo? Che c'è, una piscina privata per i dirigenti nel piano interrato? Sì, effettivamente allora... vedete una balconata rialzata e poi la stanza sotto sembra essere invasa dall'acqua. Qua sotto sentite un fortissimo odore di muffa e di marcio, c'è vegetazione che cresce anche lungo la balconata, cresce sui muri. Si muove da sola? No, ma tutto è umido, la vernice si scrosta alle pareti. Beh. Vogliamo rimanere qui dentro o esploriamo? Io non sono sicuro di poter uscire lì fuori, io guarda che schifo. Posso fare la prova di furtività per muovermi in non visto o non sentito? O magari entrambi? Se riesci a darti copertura, sì. Mi copro con la giacca di Gianni. Quindi io rimango in pancera, giusto? Esatto. Mi accuccio. La balconata è rialzata o è trasparente? Balconata è a ringhiera, quindi ci vedi attraverso e se ho fatto bene la mappa non dovresti passarci muovendoti con le frecce. Poi però posso tendere l'orecchio per sentire se ci sono rumori. Tiri. Comunque, hai fatto 16? Sì, avendo più 13, sei contento? Ma io sono relativamente contento, ma quello che sarà contento sei tu, perché sti cosi si nascondono veramente molto male. Senti dei rumori all'interno della stanza, qualcosa che scricchiola, non sono nel tuo campo visivo, quindi mi sa che non li vedi ancora, ma c'è qualcosa che si muove, che sguazza nell'acqua nella stanza. Io faccio segno agli altri, ho sentito dei suoni e indico oltre la ringhiera. Ok. Fatemi passare, sono incazzato. Quindi a questo punto provo a raggiungerlo 4-4 anch'io. Furtività. A lui sì, io no. Te hai detto che stavi tirando per percezione. No, tu prima mi hai detto se riesci a darti copertura ed ho fatto la battuta sul cappotto di Gianni. Ma questa linea grigia che c'è qua alla fine della zona rialzata è la balconata, è tipo una ringhiera che dà copertura. Una ringhiera dà copertura, ma ci si può vedere attraverso, quindi non dà copertura, cioè posso essere visto tranquillamente. Però c'è un cespuglio più vicino dove potresti avere copertura, ma per arrivarlo devi perlomeno muoverti silenziosamente. Allora, prova di furtività. Fai la prova di furtività. Bastava che non senso, non ho capito che potevo farla, scusa, se... Va. Ecco. Sono silenzioso quanto donne. Bello. Vediamo. Con molto più impegno, però. Loro avevano un 11, hanno un bonus di percezione di 6, quindi hanno fatto 17 e vedono solo Gianni. Mi vedono in pancera, questo sottolineiamolo perché è importante. Questo ti darà dei bonus al carisma, ma in un'altra quest. E... in realtà lui avanza fino qua, è un Mirelurk, è un grosso granchio, questi sono biancastri con delle macchie rosse ai lati della, dovrei dire della testa, ma non è che c'è una zona della testa molto ben definita in un Mirelurk. Il guscio ha un'apertura frontale da cui escono delle mandibole grandi quanto un avambraccio. Sta avanzando nella sua maniera traballante, ricoperto di alghe, e in realtà comincia a muovere le pinze in aria facendole schioccare
Dio santo, ma da quale diavolo di buco è uscito quella cosa? Qualcosa che è radioattivo. Dal mio, di sicuro no. Io carico in braccio il fucile e mi metto in posizione, perché ho capito che qua sta per volare del piombo. Io, quando posso, mi muovo dietro al cespuglio, ma... Vada, tanto non siete ancora in combattimento tattico, quindi più che altro dite cosa fate e poi si vede. No, pensavo che era già partito il combattimento. No, il Mayluk è avanzato e sta agitando le pinze, ma... No, io, da là non primo, io preparo un'azione. Il primo che arriva nel raggio di 9 metri, e perciò non ho malus della distanza, gli tiro una sventragliata di colpi che se lo ricordo. Io tiro fuori l'arma. Anzi, e prima ricarico, perché ho un colpo in canna nel revolver e 10 nell'altro. Adesso ricarico. Quanto è alto questa zona rialzata, master? 3 metri. Io intanto che Gianni ci riflette, col movimento mi piazzo con il fucile e con la standard vorrei fare una prova di conoscenza per vedere se mi viene in mente qualche informazione utile o qualche punto debole del Myrlock, a parte il fatto che ci si possa ricavare un altro guantino per paparino. Conoscenze della zona contaminata. Ma in questo momento possiamo dare per scontato che questi granchi ci hanno visto e ci stanno venendo addosso? 24. Vi hanno visto, sembra agitato, ma non vi sta venendo addosso. Quindi non sono aggressivi a vista, meno male. 24. Lui è una creatura da 5 dadi vita, quindi... Allora, quello che sai sui Mayalurk, come la maggior parte delle creature che hanno una corazza, sono più vulnerabili alle armi a proiettili di quelle a raggi laser. Ottimo. Come molte creature della zona contaminata hanno incorporato le radiazioni nel loro metabolismo, tendono a vivere in caverne semisommerse dove depongono le uova e allevano la prole. Quello che gli fa prediligere alcune caverne rispetto agli altri è la presenza di un'abbondante dose di radiazione nella zona. Ma quello che vedete spuntare alle loro spalle è quello che rimane di quello che era il reattore dell'intero complesso. Sono 3 camere di reazione, una vicino all'altra, stanno anche emettendo un bagliore verdastro. Ok. E vai. Attaccati, vedete che ci sono dei componenti elettrici intorno, sembra esserci un apparato costruito in maniera molto rozza, dove sono messe in carica una serie di accumulatori di energia. Sembra che qualcuno abbia sfruttato il fatto che il reattore funzioni ancora per attaccarsi alla corrente e ricaricare delle batterie. Quindi non sono le batterie che stiamo cercando noi? No, sono meglio delle batterie che state cercando voi, perché queste sono anche portatili. In più il reattore stesso evidentemente funziona, quindi potreste utilizzarlo, solo che evidentemente il reattore non si può muovere da qui. Va da sé che l'acqua e il reattore assieme non vanno particolarmente d'accordo, o meglio, l'acqua probabilmente è quella che ha raffreddato il reattore e gli ha permesso di continuare a durare fino adesso. Diciamo che l'acqua non va d'accordo con noi, perché probabilmente è radioattiva. Soprattutto se ci vivono dentro i Mylurk, vuol dire che l'acqua sarà molto radioattiva. Capito? Non ci si sposta da qui. Ok, state anche attenti, perché qualcuno in carica le batterie ce le deve aver messe, non credo siano stati i Mylurk. Quindi i Mylurk sono abituati alla presenza minimo umana, perché se non ci hanno attaccato a vista vuol dire che sono in qualche modo abituati, e probabilmente sono i tizi che hanno messo in carica le batterie a sto punto. Intanto anche l'altro Mylurk si sposta nella vostra direzione. Ma noi vediamo qualche possibile accesso per raggiungere il punto senza toccare l'acqua, al di là ovviamente di fare un salto. Ah no, le scale terminano direttamente nell'acqua. Dal nostro punto di vista possiamo dare per scontato che o ci immergiamo nell'acqua o troviamo un sistema per scavalcare quest'acqua, giusto? Sì, a meno che voi non abbiate delle protezioni per proteggervi dall'acqua. O abbiate elevata resistenza alla radiazione nella vostra armatura.
Master, intanto che riflettiamo su questi elementi, è rimasto un solo ascensore funzionante, giusto? Perché l'altro è quello che abbiamo usato per... L'altro già non andava, adesso ci sono ancora delle fiamme che si stanno man mano spegnendo lì sotto, carcasse di Radroach morti. Ok, tiro a indovinare, correggimi se sbaglio, le porte dell'ascensore hanno un sensore per impedire la chiusura, giusto? No, quando siete usciti si sono chiuse. Ok, allora avevamo la doppietta del super mutante gigante, è la prima cosa solida che mi viene in mente. Richiamo l'ascensore per vedere se si apre e se si apre metto la doppietta in mezzo alla porta perché chiunque arrivi non voglio che ci arrivi alle spalle dall'ascensore mentre stiamo lavorando sulle batterie. Ottimo, fai tecnicamente una prova di forza con CD5. Ma dice quella Vediamo. in cui siamo scesi o nell'altra che era rotta? Nell'altra non ha neanche la porta, c'è solo il Io cavo dell'ascensore invece, che proprio quello che volevo va bene, quindi sentire. a meno di strumenti fantasiosi d'arrampicata, fondamentalmente dobbiamo mandare qualcuno a sacrificarsi che si curi con Radaway. Riesco a fallire la prova CD5, se qualcuno mi dà una mano ci riprovo. Do una mano io, vai, una mano morale. Dai, che ce la puoi fare! Ce la puoi fare! Io credo in te. Prendi a quale le 20. carte? Che cos'è, un bonus di 2? Sì, se supera classe di difficoltà 10, però. Io ho Quindi in fatto questo caso. 10, ho fatto 10. Va bene. Ok, siete riusciti in due a bloccare la porta di un ascensore. Capisco che questa è un'impresa al di là del vostro livello. Adesso entrambi i Mairlur si sono messi e entrambi stanno agitando le pinze in aria. Gli butto un po' Invece. di quella carne di mostro schifoso che abbiamo incontrato e fatto fuori agli altri piani, così vediamo se si mettono contenti. Si tuffano immediatamente ad andare a mangiarlo, con Invece ce molto l'abbiamo una vaga idea di quanto gusto. sia profonda l'acqua, Master. Ai Mairlurk gli arriva a metà del torso, quindi sarà alta mezzo metro, forse un po' di più, 60 centimetri, vi arriverà alla vita, tranne nel caso di Jack, che ricordiamo essere un nanetto. E quindi fondamentalmente qua c'è tutto il movimento, perché è più di È mezzo. terreno accidentato, sì. Vabbè, momento off. Io per come la vedo, ragazzi, o usiamo qualche escamotage di attivarli così con la carne mentre uno va a raccogliere le batterie Troppo e pericoloso, poi metti lì a dopo fare pensiamo a rumore. combatterci. Secondo me conviene da qua. Usiamo il fattore sorpresa e gli spariamo ora che ci stanno guardando nella parte morbida. Tanto gli ci vorrà un po' probabilmente per arrivare qui da noi, quindi dovremo avere il tempo, diciamo, quando dovremmo riuscire a ammazzare uno. Il tempo che l'altro si muove dovremmo riuscire a fare secco pure lui. Ok, io normalmente sarei d'accordo con te, però loro sono in due e sembra che stia succedendo qualcosa a cui sono abituati. Secondo me tanto varrebbe approfittarne perché probabilmente avremo comunque a che fare con quello che fa cose come dargli da mangiare e prendere le batterie tra poco. Se conserviamo un po' di proiettili, non è Io male. più che altro Io ma stavo sono pensando che d'accordo con iniziando a Nando. sparargli attireremmo l'attenzione di chiunque altro ci sia. E invece la bomba che è E esplosa quindi... sopra no. Ah, in effetti ormai è finito il fattore sorpresa da un pezzo. Avete Ma anche pot... fatto lanciato granate che si sono andate a schiantare in realtà alle tue spalle in questo momento, quindi. Ma infatti, non, ma infatti io non dicevo così per evitare di attirare l'attenzione, dicevo così per fare un combattimento in meno, né più né meno di questo. Io però, a me sta pure bene, però metti che arriva quelli, non sappiamo quanti siano, che vive qua e che in qualche modo riesce a dargli un comando per attaccarci. Ok. Mentre noi magari siamo pure divisi perché uno di noi è andato a prendere batterie e l'altro lo coprono. Quindi quello andato a prendere batterie potrebbe, è ipotesi, essere attaccato dai Mairlurk e nel frattempo ci troviamo pure contro, diciamo, almeno due tizi perché Ok, sì, per amor del capito? cielo, sono assolutamente d'accordo, ma è per questo che ho bloccato la porta dell'ascensore, tant'è che stiamo parlando da 3 minuti abbondanti d'orologio e non è ancora successo nulla. E sotto non c'è un'altra porta, giusto, Master? No, Vabbè, a meno sicuramente che a voi sinistra o a possiate destra vedere, ci sono. no. Personalmente, io direi pure per quanto fanno schifo questi cosi, dal mio punto di vista sono infestanti, io direi proprio di farli secchi, punto, a prescindere. Vabbè, se dobbiamo farli secchi, punto, potremmo... Con le granate funziona il tuo furtivo.
Secondo me, ragazzi, perché se vuole dirlo, mi sa che state esagerando un po'. Guarda, sembrano intanto abbastanza docili, anzi, potrebbero essere potenzialmente stati addomesticati in qualche modo. Intanto, Roberto, guarda, prendo l'iniziativa e comincio a farmi avanti. Tanto proteggo decentemente dalle radiazioni e ho qualcosa per curarmene dopo. Fermati un attimo. Se usassimo il cavo dell'ascensore, fare cosa? Per arrivare dall'altra parte, lo tiriamo da qui fino al reattore. In qualche modo lo ancoriamo dall'altra parte e ci caliamo lì. Mi piace la teoria. In qualche modo la pratica come viene messa? In pratica tagliamo quel cavo fottuto, ci mettiamo un peso, lo lanciamo dall'altra parte e speriamo di riuscire, non lo so. Se stai cercando un cavo d'acciaio, ce l'ho io. Stiamo parlando per scendere qua sotto? Sì, per non toccare l'acqua e stare più o meno a riparo dei mani. In realtà, da quello che ho capito, lui vuole tirare un cavo dalla ringhiera fino al reattore e poi camminare sulla corda, perché lì sotto l'acqua non c'è. Esatto. A me va bene legare la ringhiera, il problema è come, cioè, che fai? Ci metti un peso e lo lanci sul reattore? Perché è l'unica cosa, perché qualcosa da poter fare da sperone, da punta, per poterlo piantare nel muro. Ah, non c'abbiamo B, non ho qualcosa con cui poterlo inchiodare fisicamente al muro. Beh, allora, abbiamo uno che è abbastanza forte, e poi io sono piccolo e agile, sono molto leggero. Basterà un peso, non ci sarà bisogno che sia ancorato. Se faccio cadere un tappo nell'acqua, tipo sfrigola di energia elettrica? No. Ok. Anche perché se c'è energia radioattiva. Vabbè, ma l'energia radioattiva ce la ciucciamo anche di più se stiamo fuori dall'acqua, quindi tanto vale. Secondo me è semplicemente radioattivo. Scusa, possiamo fare una conta dei proiettili? Che secondo me ci siamo fatti tanti problemi per non sprecare proiettili, ma in realtà ne abbiamo abbondanti. Va bene, ok, andiamo diretti. Allora io vado a raggiungere Naldo, è una cosa che posso fare, basta. Sì. E se io mi muovo qua così, c'ho ancora la copertura e sto ancora in... Sì, lì sei in occultamento perché c'è il cespuglio. Ragazzi, per capirci, avete deciso di attaccarli comunque? Sì, io sto prendendo capire che stiamo andando di forza brutta. È la cosa più semplice. Allora, aspetta. Io non ero molto d'accordo, ma... Sì, no, anch'io avrei evitato volentieri, ma a questo punto, tipo, torno indietro. Secondo me quelli sono abbastanza ostici da tirare giù, o come questa idea, cioè. Scusate, se devo andare indietro, pronto a combattere, mi giro, non lo vedo più. Secondo me ha più senso che al massimo, se vediamo che ci attaccano, ci spariamo. Ma perché sennò... ci vado io se facciamo sta cosa del... Sì, ma ci vado anch'io, poi se temete il loro attacco, al massimo sto indietro e vi do copertura. Allora, a questo punto... Tra un po' in mano finiranno il cibo che gli è stato lanciato. Stavo giusto per dire, ne preparo un altro po' e glielo butto qua sotto proprio, dove c'è il cespuglio. Va bene, dai, allora facciamo così. Quindi andate a prendere, o ci vado io a prendere, perché io non ho niente, cioè ho per potermi curare le radiazioni, ma non ho nulla che mi protegge attivamente da esse. Scusate, ma per come la stiamo combinando, stiamo puntando tutto sul fatto che i Myrlock penseranno a mangiare e non si cagheranno donne. Io in realtà ti posso dare un Radaway che ti dovrebbe mettere a posto, quantomeno per il girone di andata, non so per il ritorno. Io ce n'ho un altro, e quindi in realtà dovremmo stare a posto. Quindi io volendo ci posso andare. Potrebbe porre più avanti, semmai, se dobbiamo attraversare altre stanze. Che devi fa? Anche perché la soluzione che abbiamo scelto, utilizziamo questa soluzione. Più che altro è, se abbiamo scelto che vogliamo ammazzarli, a questo punto avrebbe più senso, non lo so, che le leghiamo una granata al cibo che gli tiriamo e ce li facciamo fuori così. A questo punto no, altrimenti andiamo per la forza bruta direttamente. Solo no, vabbè, però se li vuoi mangiare è un po' insicuro. Guarda, mi sta bene il piano pacifico. Ci vai tu o ci vado io a prendere le batterie? Ma chi è che regge meglio? Che regge meglio caso... la protezione? I danni, probabilmente io. E allora tu, sì, sicuro. Io faccio un passo in avanti e mi accovaccio, ma così ho sott'occhio i... Stentati. Io avanzo lentamente, Master, tu fermami, Allora, tu devi fare 3-6 metri nel terreno accidentato. Con un round completo arrivi dall'altra parte e un round di esposizione sono un dado a 6 punti radiazione.
due punti radiazione, mi sa che l'armatura te li assorbe. Almeno uno di sicuro. Don, tu quanto hai fatto di stealth? 32. Quindi sono arrivato dall'altra parte e i Mairlu stanno ancora smangiucchiando allegramente. Stanno ancora smangiucchiando. Ti ricordo solo che i danni a radiazioni non funzionano come gli altri danni, ma funzionano come i danni non letali. Cerco di recuperare il più velocemente possibile le batterie. Diciamo che come azione di round completo recuperi le batterie. Se vuoi tornare indietro, tanto il cibo, se gli avete mandato tutto, ne avranno per diversi round per mangiare. Ti ignorano, al mal che vada si spintonano tra di loro, hanno cominciato a litigare su un pezzo particolarmente grosso di scarafaggio e si sono messi a fare un balletto uno di fronte all'altro, trandosi reciprocamente le chele. Ok, belli Marlucchini, quando ho finito torno indietro più velocemente possibile. Un altro, dallo 6 danni a radiazioni per te. 3 danni da radiazione. Perfetto. Però Master, sono un po' confuso, cioè queste batterie noi lo possiamo considerare il nostro fine missione? Tecnicamente voi eravate venuti a trovare delle batterie e le avete trovate. Adesso dobbiamo sempre uscire fuori nella speranza di non imbatterci nei proprietari di queste batterie, negli ex proprietari di queste batterie. Le batterie pesano 5 o 6 kg l'una, quindi non so come è messo Nando, ma in questo momento sono ingombrato come un liceale, più o meno con lo zaino pieno, quindi distribuisco le batterie. Ma io credo che anche due me le posso caricare senza diventare ingombrato, minimo. Io ho una perché è praticamente grande come uno zaino per me. E intanto mi mangio un bollito del colono. Per recuperarti i danni da radiazione. Giusto quei 3 che avevo preso, guarda. Mentre Nando fa merenda e voi vi scambiate le radiazioni e decidete se Jack le potrebbe usare come zatteroni e diventare alto normale, la corda dell'altro ascensore comincia a vibrare. C'è qualcuno che sta anche rumorosamente scendendo, calandosi dalla corda dell'ascensore rotto. E benvenuti nella seconda parte della quest, il Reverse Dungeon.